Sono andate avanti fino a sera le operazioni di sbarco dei migranti giunti nelle scorse ore al porto di Vibo Marina. A bordo dell'Asso 29, 149 donne, 15 delle quali incinte e 80 bambini. Ferite da ustioni per il carburante, sindromi da schiacciamento perché sono stati stipati tanti giorni e poi diciamo che sono abbastanza denutriti. From Libya. Vengo dalla Libia. Noi siamo stati lì sopra per 3-4 giorni, affamati da 3 giorni, senza mangiare niente o bere niente, né acqua né cibo. Ho lasciato il mio paese l'ultima volta che ho mangiato, non cibo vero, solo biscotti. Ero così affamata. Noi dormivamo sul pavimento. Non si prendevano cura di noi, non ci davano neppure acqua. Noi stavamo soffrendo, stavamo davvero soffrendo. Era il quarto giorno quando siamo arrivati qui. Noi abbiamo sofferto davvero. Non c'era il sole. Non l'ho trovato adesso. I'm fine now. Nura è una degli oltre 1000 migranti sbarcati ieri al porto di Vibo Marina. È arrivata con i suoi genitori, insieme hanno attraversato il Mediterraneo ammassati in un barcone che ha rischiato di affondare, ad avvistarli una nave battente bandiera italiana che li ha recuperati e condotti nel porto calabrese. La sua storia è drammatica, come drammatiche sono le storie di quanti scappano dalla guerra e dalla miseria. Scappano da una terra dove non c'è più futuro, consapevoli di rischiare la vita per raggiungere la terra promessa. Nura ha visto la morte in faccia, senza acqua né cibo per diversi giorni, ammassati in una carretta dove si faceva fatica a respirare. Ha temuto di non farcela, proprio come quel ragazzo di appena 16 anni, morto di stent durante la drammatica traversata. Je suis le père de deux filles. Ho due figlie. Avevano bisogno di cure. Non potevamo uscire. C'erano uomini armati. Non potevamo tornare in Marocco, perché vivo in Libia da 22 anni. Dovevo trovare una soluzione per le mie figlie. Prima della guerra vivevamo da re, ma ora tutto è cambiato. Io sono un oppositore politico, io critico il sistema. Non posso tornare in Marocco, mai più. È questo il problema. C'est ça le problème.
Quello di ieri è stato uno sbarco record che ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi, ma l'emergenza non è ancora finita. Il centro servizi per il volontariato di Vibo Valentia lancia infatti un appello per assistere i migranti attualmente ospitati in alcuni capannoni allestiti nell'area industriale di Porto Salvo. Servono volontari per distribuire cibo, acqua, kit igienici e altri beni di prima necessità.